Gubbio per Gubbio Grosseto con Antonello Brughini. E buon pomeriggio anche dallo stadio Barbetti, dove Gubbio e Grosseto cercano il primo squilo del 2012, la squadra umbra per allontanarsi dalla zona che brucia, la zona retrocessione, quella toscana per inserirsi nella zona playoff. Entrambe, lo ricordiamo, sono reduci da 3 risultati utili consecutivi. Intanto sta per cominciare il minuto di raccoglimento per le vittime della nave incagliata all'isola del Giglio, e allora lo rispettiamo anche noi, studio. È ancora iniziare anche il minuto di raccoglimento per le vittime del disastro della nave da crociera davanti all'isola del Giglio. Attenzione, Gubbio in vantaggio al secondo minuto con Bazzoffia. Gubbio 1, Grosseto 0, a te la linea. E la linea va a Gubbio, Antonello Brughini. Grazie Monaco, a Gubbio dunque la situazione è già cambiata. La formazione di casa, la formazione umbra allenata da Gigi Simoni, è infatti in vantaggio sul Grosseto per 1-0. Ha segnato al secondo minuto Bazzoffia. C'è stato un cross molto bello dalla sinistra di Graffiedi, quasi dalla linea di fondo. Difesa toscana addormentata e deviazione vincente di Bazzoffia da distanza ravvicinata. Secondo gol in campionato per Daniele Bazzoffia. Adesso ci sarà un calcio di punizione da posizione molto invitante per la formazione di casa. Intanto vi dovevamo le formazioni rapidamente. Nel Gubbio Mastro Nunzio, arrivato ieri, parte dalla panchina. Gigi Simone alla fine ha fatto queste scelte: Donnarumma in porta, Cottafava, Briganti e Benedetti in difesa. A centrocampo giocano Bazzoffia, autore del gol, Uanquo, Gerbo, Buchel e Mario Rui. Graffiedi e Ciofani sono i due attaccanti. La risposta del Grosseto guidato da Fabio Viviani, Narciso tra i pali, Petras, Padella, Antei e Giallombardo dietro, Crimi, Ronaldo e Sciacca in mezzo, Caridi il trequartista, Sforzini e lo spagnolo Checo sono i due attaccanti. Sciacca e Checo, ultimi acquisti della sua attenzione, però c'è il raddoppio. Attenzione alla punizione del Gubbio e il raddoppio della formazione umbra, stavolta con Mattia Graffiedi. Dunque gara subito in discesa per la formazione di casa. Splendida punizione di Graffiedi, 2-0 per il Gubbio. Gubbio 2, Grosseto 0. Andiamo a Castellano. Attenzione, interviene allo stadio Braglia di testa, toccato il pallone. Il terzo gol del Gubbio al 35esimo minuto con Ciofani. Gubbio 3, Grosseto 0, te la linea. Gubbio, dove quindi la situazione è cambiata ancora. Adesso la formazione di casa conduce sul Grosseto per 3-0. La terza rete è stata firmata qualche istante fa da Daniel Ciofani. Azione velocissima, molto bella, in contropiede, assist di Bazzoffia, oggi davvero imprendibile per la formazione toscana. Sulla sinistra per Ciofani, controllo immediato e tocco da sotto per superare il portiere Narciso. Davvero un gol molto bello, la conclusione in diagonale di Daniel Ciofani, per lui sesto gol in campionato. Dunque gara davvero tutta in discesa per la formazione del Gubbio. 3 gol in 36 minuti, ricordiamo che quello rosso-blu finora era il peggior attacco della Serie B. La situazione, 37esimo minuto, Gubbio 3, Grosseto 0, andiamo a Castellammare di Stabia. Pesce 0, Bari 2, Gubbio. Eccoci qua per segnalare la quarta rete del Gubbio al 47esimo minuto con Boisfè. Gubbio 4, Grosseto 0, Castellammare. Scusa forma, ma è finita anche alla Barbetti. Gubbio batte Grosseto 4-0, te la linea.